Il caso Icardi in primo piano, vediamo subito le dichiarazioni prima di Vandanara, poi dall'altra di Beppe Marotta, che sentiremo anche al microfono il nostro inviato Orazio a comando oggi in Regione Lombardia per sentire cosa ha detto proprio Beppe Marotta. Prima Vandanara, dopo le lacrime, la gente, moglie di Mauro Icardi, l'Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare. Alcuni dicono che una fascia non ti cambia, Mauro è come se avessero tolto una gamba. Mauro non ha mai pensato ai soldi, ci tiene tantissimo alla maglia e la fascia la porta con orgoglio. Tutta la nostra famiglia interista, Mauro il primo a credere in questa squadra e vuole trascinarla. Le mie dichiarazioni hanno dato fastidio, non ho avuto alcuna avvisaglia. Con l'Inter ho fatto riunioni di 3 ore, per me la decisione è stata una sorpresa. Marotta ha parlato anche, rispetto sempre al rinnovo di Icardi, ho sentito piangere Wanda e mi dispiace. Vogliamo stemperare la tensione, rassicurare Wanda e Mauro Icardi. Quello che facciamo, lo facciamo per il bene di Mauro, di Wanda stessa, dell'Inter e dei tifosi. È una scelta presa a malincuore per i motivi che sappiamo e che non vanno esternati in questa sede, che però non mette in dubbio il percorso tecnico che prevediamo per Mauro. C'è molta serenità, nulla è compromesso. Sentiamo Beppe Marotta, le dichiarazioni. Adorazio a comando. L'impegno che avevamo assunto, e l'ho preso personalmente nella prima occasione che ho incontrato Wanda, era quello di formulare a lei, in quanto rappresentante di Mauro, una nostra proposta. È una proposta che sicuramente terrà conto di tutti quelli che sono i coefficienti, ecco, relativi al ragazzo, e quindi sarà una proposta mirata, fatta con grande rispetto e con grande responsabilità. Detto questo, poi quello sarà l'evoluzione della situazione, la vedremo più avanti. Ricordo solo che parliamo di un giocatore che ha ancora 2 anni e mezzo di vincolo con l'Inter, quindi mi sembra azzardato parlare di rottura. Separati ci dice vedremo cosa farà Icardi a giugno, Marotta risponde beh allora anch'io voglio vedere cosa fa Dybala a giugno, corretto? Ho sempre detto che il gioco del calcio è un barnum, è un circo, quindi accettiamo in alcuni momenti anche queste dinamiche. Di conseguenza ho risposto in modo ironico a quella che è un'affermazione, a mio giudizio anche fuori luogo, perché tutto sommato Icardi è un nostro tesserato, di conseguenza è giusto che decidiamo noi insieme a lui quello che sarà il futuro. Io dico che Icardi non è sul mercato, quindi evidentemente non solo per la scadenza ancora lunga, ma soprattutto perché è un giocatore di grande valore, di grande rendimento, che l'Inter vuole tenersi molto stretto. Poi se ci saranno delle evoluzioni diverse, questo farà parte della sua volontà. Un altro luogo comune, ma che non è certamente banale, è che quando un giocatore decide di andare via, nessuno lo può trattenere, ed è sbagliato che la società di appartenenza faccia un'azione di forza. Mi pare che non ci siano queste sensazioni, per cui io credo che si possa continuare a lungo ancora con lui. Marotta Paratici, tra l'altro ci eravamo tanto amati, dichiarazioni fuori luogo, dice Marotta Paratici, Beccalossi, però il problema Icardi, dice una bugia, piccola bugia, Marotta dice non è un problema, gli togli la fascia, non lo convochi, la situazione ormai è degenerata, il problema c'è e come? Ma problema, a parte che mi piace come è stata presa questa situazione, perché non era una situazione semplice. E avere già una persona che va dritto, forte dell'esperienza che ha fatto anche probabilmente alla Juve, mi piace come l'ha presa. Si è parlato tanto, troppo, in questo momento bisogna stare zitti, perché devi dividere le due cose, secondo me. Il contratto, il rinnovo è una cosa. E la decisione presa per la fascia di capitano, i problemi di Mauro, è un'altra cosa. Non bisogna fare l'errore di mettere insieme le due cose. Quindi, per quel poco, tanto che so io, il rinnovo è lì e quindi verrà trattato il rinnovo di Icardi, è ancora il giocatore dell'Inter, quindi secondo me si aspetta un passo da Icardi, con o senza fascia. Io credo anche senza fascia, perché è quello che si è creato nell'ultimo periodo, era proprio il rapporto che si era creato per certe situazioni. E secondo me Marotta, con questo intervento a nome della società, lo stanno gestendo bene, quindi io mi aspetto anche Icardi in campo che parli con i gol, si tralascino un po' certe cose che secondo me è giusto, perché se ci sono delle regole la società le fa rispettare e avanti, perché alla fine poi conteranno i gol di Icardi, l'Inter che arriva in Champions League, e l'anno prossimo fare una squadra che cerca di avvicinarsi alla Juventus. Savoldi.
Sì, sono d'accordissimo, è vero che improvvisamente Icardi può rientrare, anche perché come ha detto Marotta, insomma, ci sono ancora 2 anni e mezzo di contratto, quindi non è che bisogna risolvere questa cosa domani, quindi potrà rientrare e sicuramente ricominciare a segnare, quindi come sempre meravigliosamente bello nel calcio mettere tutto a tacere. È vero che quello che è successo... Scusati, probabilmente deve chiedere anche magari scusa sì, a qualche spogliatoio, infatti, esatto, che si conosce. Però, quindi... Infatti era proprio quello, mi hai anticipato, ma era quello che sto dicendo. Quello che è successo però è abbastanza significativo. Il vero senso del problema non è una trattativa che può andare in porto domani oppure può risolversi con una cessione che faccia piacere a entrambe, a tutte e due le parti, ma il problema grosso è... Secondo me i rapporti con lo spogliatoio, che non vorrei siano seriamente compromessi dopo questa esternazione da parte della sua compagna. Secondo me, non voglio essere cattivo, no? Ma in questa situazione sono due verità assolutamente inconfutabili. Una è che Marotta ha ragionato da dirigente del club che lo sta pagando e ha preso decisioni, oltre che aver fatto valutazioni, nei confronti di un altro tesserato. Cioè, mentre mediaticamente tutto il mondo sembra avercela con Wanda Nara, che è, oltre che procuratore è la moglie di Icardi, l'Inter attraverso Marotta ha ragionato in modo molto più corretto. Dice: chi ha degli obblighi nei confronti della società? Chi rinnovo o non rinnovo percepisce mensilmente? Abbiamo parlato prima di chi lo stipendio magari molto più ridotto lo vede o non lo vede. O lo vede con ritardi, chi lo prende regolarmente ogni mese uno stipendio già di per sé sostanzioso? Icardi. E quindi è Icardi che deve rispondere nei confronti della società, dei suoi comportamenti, dei comportamenti che, pur presi da moglie, procuratore, chiamatela come volete, sono comportamenti riferibili alla persona del tesserato Icardi. E quindi questa è già una realtà, quindi nessuno si deve stupire se l'Inter ha chiesto il conto anche disciplinare attraverso la degradazione, che è una degradazione da capitano a giocatore semplice, qui sono 2 allenatori, è una degradazione. Sentiamo anche Zhang, che ha parlato proprio del rinnovo di Icardi, non solo Beppe Marotta. Dall'altro punto di vista, sì. Secondo me, visto che la rottura è stata non solo con l'Inter intesa come ente dirigenziale, come società, ma anche con lo spogliatoio, perché sono uscite ormai i social... consentono a chiunque di intervenire e quindi poi di lasciare traccia. Sappiamo che Brozovic ha scritto determinate cose. Messo un like. Il vero problema sarà, contratto o non contratto, chi dei due cede dimostrerà della debolezza innanzitutto. Perché se l'Inter dovesse dare un rinnovo, visto che ha ancora 2 anni e mezzo di contratto, non dico alla cifra che pretende il procuratore di Icardi, ma molto vicino, avrà ceduto la società. L'ho già fatto. Se la società... Ieri sera dalla De Filippi, dove si è messa a piangere Wanda. Dove? No, non era De Filippi. Sembrava, ma non era. Il pistolero. Quando una volta ho visto una trasmissione condotta da Piccinini di calcio, l'ho confusa, pensavo fosse la trasmissione ieri sera della De Filippi. Quando si è messa a piangere Wanda Nara, tutta la durezza di cui stai parlando, che era apprezzabilissima, perché l'Inter tornava a fare l'Inter, la degradazione, voi quattro lo potete dire molto bene, è un fatto molto serio e molto grave. Chiama Marotta, mi dispiace che stai piangendo, no? Ma anche l'Inter a questa volontà ci troveremo, parleremo, risolveremo. E lì la debolezza è tornata fuori un'altra volta. Però è successa una cosa. Secondo me, perché poi non ho certezze, però. Chi è che piange? Wanda. Fuori onda. Wanda che c'è stata una cosa, però. Ha pensato che ha niente a che fare col calcio. Le idee le hanno chiare. Quindi non... È successa in effetti una cosa mai successa all'Inter prima. Cioè, questa cosa di togliere la fascia da capitano. Siamo ben lontani dai tempi in cui Icardi scriveva un libro in cui diceva delle cose poco carine nei confronti dei tifosi senza che la società lo leggesse. Siamo ben lontani, eh? Sentiamo Zhang sul rinnovo di Icardi, sentiamolo. Regia, grazie. Nel caso specifico di Icardi, credo che non lo venderemo mai alla Juventus.
Credo che continuerà a crescere con noi, lo consideriamo parte della nostra famiglia, ma non escludo possibili altri affari con la società bianconera. Nel calcio mai dire mai, non mi piace parlare dei singoli e delle singole squadre. La Juventus sta facendo bene, non voglio che ci siano conflitti con nessun club. Il nostro obiettivo è quello di far crescere il calcio italiano a livello mondiale.